Ciao e benvenuti in questo canale. Oggi parliamo, anzi ci facciamo le 10 domande che dobbiamo porci per effettuare un cambiamento nella nostra vita. 10 semplici domande, ma che sono fondamentali. Infatti, prima di trovare delle risposte, dobbiamo porci le domande giuste e ad ogni domanda, piano piano, cercheremo ognuno di noi di trovare le nostre risposte, le nostre personali risposte, che saranno diverse per ogni persona che ascolterà questo video. Quindi prenditi carta e penna e scriviti queste domande e abbi il coraggio di portele se vuoi davvero un cambiamento, se non sei felice nella vita che stai vivendo, se vuoi cambiare lavoro, se vuoi cambiare vita, se vuoi trasferirti, se semplicemente vuoi ripulirti dalle energie negative. Prima domanda, segnatela, questa è la più importante. Sembra la più banale, ma è esattamente la più importante. Ogni mattina, quando ti svegli, oppure ogni tanto quando ti svegli, abbi il coraggio di guardarti allo specchio, negli occhi e dirti: sono felice nella mia vita. Sì, perché è fondamentale che sei tu felice, non devi rendere felici gli altri. Se tu sei felice nella tua vita, in automatico ti circonderai di persone positive e belle che hanno la tua stessa frequenza. Mi raccomando, che abbiano la tua stessa frequenza. Quindi attenzione alla tua frequenza. Chiediti: ma io sono felice? E se la risposta è no, o se la risposta è ni, incomincia a porti anche le altre domande. Quindi due: sto realizzando in questa vita i miei sogni, i miei obiettivi? Oppure sto semplicemente sopravvivendo a una vita dove devo costantemente pagare mutuo, prestito, affitto, bollette, ed è il circolo vizioso che alla fine del mese mi fa ricominciare un altro mese sempre uguale a quello precedente? 3. Come posso migliorare me stesso? Siamo in un'era, a mio avviso, che con gli strumenti tecnologici che abbiamo, se utilizzati bene, sottolineo se utilizzati bene, abbiamo degli strumenti potentissimi, meravigliosi, gratuiti, alla portata di tutti. Zero scuse in questo momento. I nostri nonni non avevano le stesse tecnologie che abbiamo noi. In pochissimi anni la tecnologia si è evoluta in modo spaventoso. Se da un lato può essere pericolosa questa cosa, dall'altro, come tutte le cose, dipende sempre da noi come le utilizziamo. Su YouTube ci sono tantissimi video dove puoi imparare qualsiasi tipo di cosa, sono tutti gratuiti e non c'è più la scusa del non lo so fare, perché ho insegnato anche alle mie ragazzine che hanno 16-14 anni già da piccole a dire: non so una cosa, non la so neanch'io, non posso sapere tutto nella vita. Vai su YouTube, cerca, metti la parola chiave, cerca quello che vuoi cercare, ti esce il mondo. Cerca un video che ti sembra semplice, che ti sembra la tua portata e impara. E impara. 4. Quali esperienze voglio vivere nella vita? Voglio costantemente vivere la vita di qualcun altro, la vita che i miei genitori hanno scelto per me, la vita che la società vuole da me, le maschere che ogni giorno devo mettere per dovere fare felici o dovere rassicurare tutto il mondo che ho intorno a me? Oppure voglio fare esperienze di vita completamente diverse? Voglio vivere una vita circondata da persone come me? Voglio partire, voglio viaggiare? Che vita sto facendo? È quella che io spero, quello che io desidero, quella che io, in cui io sono felice? 5. Qua ci vuole un bel coraggio, segnatelo. Quali sono le mie cattive abitudini da eliminare? Fumo, alcol, cattiva alimentazione, sedentarietà, dico le parolacce, sono sempre incazzato, sono sempre nervoso,
sono sempre negativo. Ce ne sono tantissime e tutti noi, nessuno escluso, ha qualche cattiva abitudine da poter modellare e migliorare. Prendiamone una per una, magari scriviamocele nero su bianco. A me serve tanto scrivere nero su bianco le cose. E una per una ci prendiamo una settimana, un mese di tempo per ogni cattiva abitudine e cerchiamo di migliorarla. Io vi sto dando 10 domande, ma partite da una e poi piano piano migliorate le altre, ponetevi le altre domande perché c'è tanta roba, c'è tanto lavoro. 6. Come posso fare per conoscere altre persone nuove e belle che vibrano dalla mia stessa energia e che hanno i miei stessi ideali? Questa è una domanda fondamentale. Vai nei gruppi social, esci, vai a degli eventi dove ci sono argomenti che ti interessano, cerca su YouTube, cerca nei social, però con intelligenza e sfruttando questi social in modo sano, e cerca persone che vibrano con te. Oppure datti tu le tue risposte, perché poi basta che muovi una pedina che poi in automatico si muovono tutte le altre. 7. Cosa vorrei fare se non avessi paura di cambiare? Il cambiamento fa paura a tutti, e non c'è da vergognarsi a dire io ho paura. Non è una forma di debolezza, è una forma spesso di saggezza. A volte ci salva questa paura, ci permette di rallentare un attimo, ma che magari questo rallentamento ti dà l'opportunità di scoprire altre cose che magari non sapevi. Quindi questa è una forte domanda. Cosa vorrei fare se non avessi paura? Paura di cambiare lavoro? Paura di fare quel viaggio che continui a dire ma lo farò, quest'anno non ho di ferie, quest'anno non posso, quest'anno non ho i soldi, quest'anno cosa faresti se non avessi queste paure? Perché alla fine sono dati oggettivi magari, ma spesso sono paure. Paure di non fare un salto, paure di non fare il primo passo, perché poi alla fine tante volte per cambiare non c'è bisogno di fare un salto mega galattico, c'è bisogno semplicemente di spostare una sola pedina e cambia tutto. E una cosa per volta cambia tutto. 8. Come posso aiutare gli altri attraverso le mie competenze e la mia esperienza? È bellissima questa cosa, perché più impari, più persone conosci e più c'è questo scambio di competenze, di saperi. Ogni persona è unica, ogni persona ha un'esperienza, ha una vita, ha un carattere, ha delle paure, ha delle competenze, ha delle qualità, ha dei difetti che noi non abbiamo, e come possiamo metterle a disposizione degli altri. Io per esempio ho trovato questo mezzo che è YouTube, questo canale, anche l'altro canale Cucina con un euro, e ho trovato questo modo, anche fare libri, i miei libri di autoproduzione, anche questo è un modo per poter donare agli altri la mia esperienza e questo mi spinge ad imparare sempre più cose per cercare di condividerne sempre di più. 9. Come posso migliorare le mie relazioni? Come puoi migliorare le relazioni con cui ti circondi? Io dico sempre: dona prima tu, prima di pretendere dagli altri. Se tu vuoi amore, devi essere il primo ad amare. Se tu vuoi rispetto, devi essere il primo a dare rispetto. Poi se l'altra persona non dà rispetto, è un problema suo, non è un problema tuo. Tu l'hai donato il rispetto. Questo dice tutto di te. L'altra persona si qualifica da sola con il suo proprio comportamento. Quindi diamo prima noi, prima di chiedere o pretendere dagli altri. È una cosa fondamentale e molto importante. 10. Quali sono le prime azioni da fare? Io voglio un cambiamento. Cosa
posso fare per primo, proprio adesso. Io voglio fare questo viaggio, cosa posso fare? Posso guardare il primo volo, quanto costa il volo per fare il mio viaggio? Quando posso prendere le ferie? Quali sono le prime azioni? Qual è la prima azione da fare? La prima azione è qui dentro, è il volere, è il mettersi, nelle condizioni di. E poi però, una volta che tu hai pensato che è qui nella testa e nel cuore, dobbiamo creare azione. Perché se tieni solo qui, le azioni poi non concluderai mai niente. Quindi passa all'azione, un passo per volta. Ricordati, un passo, il primo passo porta al secondo passo. Ebbene, queste 10 domande poniamocele ogni tanto, ma anche quasi tutti i giorni se non siamo felici. E abbiate il coraggio, dobbiamo tutti avere il coraggio di darci per ognuno di noi le nostre risposte. Magari cercate, se avete degli amici, delle amiche con la vostra vibrazione, con la vostra determinazione, con la vostra voglia di cambiare, condividete con loro queste domande e vedete che cosa loro rispondono, perché magari possono servire anche a voi. Il confronto è fondamentale. Buena vibra!